Con l'interrogazione numero 145 che verrà illustrata dalla consigliera Frattolin. Prego. Grazie Presidente. Non mi dilungherò a spiegare la mia interrogazione perché già 3 mesi fa ho sollevato la questione degli aumenti indebiti e inopportuni degli amministratori locali in pensione e anche a me dispiace che non sia presente l'assessore Panontin perché dalla precedente risposta che mi era stata fornita avevo capito che nel merito l'assessore fosse concorde sulla necessità di modificare la delibera che permette questi aumenti e che confermasse che per modificare questo bastasse una nuova deliberazione della Giunta. Ecco, visto che il taglio dei costi della politica è uno dei punti fondamentali del programma di governo di questa Giunta, io mi chiedo quali siano gli impedimenti che non hanno permesso fino ad oggi questa modifica e vorrei ricordare che in 3 mesi sono uscite dalle casse degli enti locali a causa di ciò almeno 80.000 euro. E quindi la domanda della mia interrogazione è quando la Giunta intenda modificare la delibera. Grazie. A lei risponde l'assessore tedesca. È in corso l'elaborazione del disegno di legge di riforma complessiva del sistema Regione-enti locali che definirà il quadro e l'articolazione istituzionale di questa Regione, la cui preventiva definizione è precondizione necessaria per poter assumere anche in materia indennitaria decisioni logiche e coerenti rispetto alla riforma stessa. L'agenda della riforma fissa delle tappe precise che sono state chiaramente individuate nelle linee guida già presentate nell'ottobre del 2013 e che prevedono la conclusione dell'iter della riforma entro il prossimo autunno. Si presume pertanto che per garantire la congruenza delle diverse componenti normative, solo all'esito del processo complessivo di riforma appena delineato, sarà possibile adottare gli atti deliberativi da lei richiesti. Grazie, Fratolin per la replica. Sì, grazie. Sono evidentemente per nulla soddisfatta da questa risposta perché perdiamo mesi e soldi dei cittadini che continueranno a uscire fino alla riforma degli enti locali dalle casse dei comuni. Una delibera della Giunta per regolarizzare questa situazione, che è una stortura interpretativa di una delibera scritta in maniera poco chiara, dovrebbe essere una priorità di questa amministrazione. Grazie.